tutti quanti noi sappiamo di appartenere. Formalizziamo la restituzione dei quadri all'Olanda e nello stesso tempo facciamo sì che questi quadri vengano esposti per circa 3 settimane al Museo di Capodimonte, quindi a disposizione di tutti i napoletani. È un'operazione molto importante condotta dalla Guardia di Finanza sotto l'eccellente direzione della Procura della Repubblica di Napoli. È un'operazione che ha consentito praticamente di privare un'organizzazione camorristica di 2 beni molto importanti e restituirli al patrimonio dell'umanità. Abbiamo avuto la soddisfazione di reperire 2 importantissimi quadri che sono un patrimonio dell'intera umanità, non solo, ma di poterli restituire ai legittimi proprietari. Italy and the Netherlands work together both in the fields in the field of culture and in the field of security cooperation. And in both fields we have a very concrete cooperation which also helped to lead to this beautiful development. And we will continue this cooperation which has led to many concrete things such as arrests in the criminal sphere. And it is something we are proud of and which makes bilateral relationships, which we are looking for, very concrete. La restituzione si è fatta anche nel meraviglioso, meravigliosa cornice di Capodimonte. Restituire l'arte al mondo nel quadro del museo, nella cornice del museo, questa è una cosa bellissima. C'è un'altra Italia da raccontare. Noi dobbiamo avere la capacità di avere contezza quotidiana dei problemi, ma anche voglia di dare buone notizie, come quella di stamane.